Oggi sono tornato in Germania e sono a bordo di una bellissima BMW serie 1 coupé 123D, le 82 del 2007, prodotta dal 2004 al 2013, ha avuto una vita abbastanza lunga. Monta il 2 litri 4 cilindri biturbo diesel da 204 cavalli, eroga 400 Nm di coppia, 0 a 100 in meno di 7 secondi, 240 km/h di velocità massima su un peso complessivo di 1490 kg. Nota interessante: i consumi, consuma circa dichiarato un 15 km per litro, mentre il proprietario ha rilevato addirittura un 16 km per litro, però andando un po' veloci, quindi è sicuramente un ottimo dato a suo favore. Tantissima coppia, ha tantissima coppia. Oggi sapevo che provando un diesel avrei avuto tantissima coppia a disposizione. Ha un'erogazione allucinante. Ha un'erogazione veramente incazzatissima. Bisogna fare un po' attenzione perché la trazione è al posto giusto, è dietro. Sentite. Ma quanta coppia! Cioè, pazzesca. Partiamo parlando del 2 litri, 4 cilindri in linea biturbo da 204 cavalli. Questo ne ha 235. È stata fatta una mappatura elettronica del motore. È stata fatta leggera per non avere problemi di affidabilità, ma avere quello spunto in più, quella erogazione più lineare che tutti i motori dovrebbero avere. Risulta subito bello prestante, non afflosciandosi oltre i 4500 giri, tira fino a 5000, poi c'è la zona rossa. È molto molto divertente, nonostante sia un diesel, non me l'aspettavo, sono sincero, pensavo di trovarlo più fiacco e invece era come un razzo. Madonna, se sali la velocità, ragazzi. Madonna. Complice il peso relativamente ridotto, questa coppia su questa tipologia di auto è tantissima roba, è tantissima roba. Cioè, sono davvero a bocca aperta. Avere questa potenza su un SUV come l'X4 o il GLC che ho avuto modo di provare è una roba, ma averla su serie 1 fantastico, fantastico. Ritardo di risposta, fantastica, fantastica, va da Dio, va da Dio. I motori di questo genere sono sempre una garanzia, sono il motore che tutti meriterebbero di avere, anche con qualche cavallo in meno magari come nel caso della 120D, però sono affidabili, hanno un buon range di potenza, hanno tanta coppia e ti permettono di avere una guida bella tranquilla con un'auto che non si scompone, con ottimi consumi, belle prestazioni. Per carità, il sound è quello del diesel ovviamente, però mentre ci vai te ne dimentichi perché va veramente tanto. Cioè, tu, cioè, sentite che roba. Cioè, va veramente forte, va veramente forte. Come dicevo, quando uno sente magari 123D comincia a dire oh madonna, è la versione più grossa, chissà quanti consumi, chissà quanta spesa, e invece no, nonostante sia stata portata a 235 cavalli, sono belli gestibili e divertenti, non influiscono più di tanto sui consumi, anzi li hanno ottimizzati. Come dicevo, consuma meno di quanto dichiarato dalla casa, che è una cosa assolutamente nuova, succede raramente, di solito i consumi si discostano parecchio come i dati in generale di tutte le prestazioni dell'auto, dallo 0 a 100 alla velocità massima, balla sempre qualcosa in meno, qualcosa in negativo. Qui trovare dei consumi migliori è tanta roba.
In più è stata fatta l'aspirazione, ha un intercooler maggiorato, lo scarico è stato fatto artigianale completo, ha qualche modifica, sì, però non cambia così tanto il comportamento dalle altre BMW che ho avuto modo di provare. È più brillante, ma questo motore è tantissima roba di suo, è veramente un gran motore. Su auto più pesanti non rende l'idea, assolutamente. Questa serie 1 il cambio era disponibile sia manuali, come le vedete, col cambio d'H, sia con i sequenziali al volante, con le levette. Tantissimi si sono lamentati delle levette troppo piccole, è una cosa che capita non di rado sulle tantissime auto in commercio. Questa non ha nessun tipo di questo problema perché ha il suo bel cambio manuale ed è abbastanza legato, lo trovo legato, ma le BMW sono fatte così. Lo trovo abbastanza rigido negli innesti, non così meccanico come può capitare con una giapponese, però è bello legato, insomma le marce le senti tutte quando le cambi. Non è meravigliosa come sensazione, però la BMW è fatta così. Così come l'odore dentro la macchina è uguale su tutte le BMW, indipendentemente dall'anno. Il mix di materiali usato è di alta qualità, ma dà un odore che è inconfondibile. L'assetto è molto buono, è abbastanza rigido, sulle sconnessioni si sente tanto, ma quando ti vai a inserire in curva si sente proprio telaie e sospensioni che lavorano per mettere la macchina dove le stai dicendo di andare. È una sensazione particolare, non dico nuova per carità, perché di macchine buone ad oggi ne ho provate diverse, però ci sono dei costruttori che sanno fare i telai, punto. Questa, con la potenza che ha a disposizione, se togli un attimo i controlli e la metti di traverso facile, questo la rende un'auto utilizzabile su tutti i fronti. Se vuoi andarti a fare un giro in pista ci puoi andare tranquillamente, magari dai anche la paga a qualche benzina e puoi far qualche numero senza problemi. Se invece vuoi girare con tutta calma e tutta tranquillità, ti porta in giro senza problemi a una erogazione è bellissima, un'erogazione bellissima, bellissima roba. Lo scarico gli dà una voce tutta bella cattiva, ovviamente non la potete trovare di serie, però è una modifica che è relativamente semplice da fare. Gliela fai, hai un diesel con una coppia della Madonna, scarichetto, mappa e via. Un'altra modifica molto intelligente che è stata fatta qui è l'impianto frenante derivato dal 335i. Hai dischi forati, tubi in treccia, non scappa da nessuna parte, la frenata è veramente superiore. Questo esemplare ha il pacchetto M Sport sia dentro che fuori, e se dobbiamo parlarne del design non posso che parlarne bene, perché se vi ricordate nel video che ho fatto dedicato alla mia A3 lo avevo chiaramente detto, la scelta era tra quella e tra questa. La serie 1 coupé mi è sempre piaciuta un sacco, questa configurata da Dio è bellissima, è veramente una delle BMW che preferisco. Ieri con la serie 1 coupé e oggi invece con la serie 2, con la riorganizzazione dei modelli su tutta la gamma, è diventata serie 2 con la fantastica M2 che attualmente è andata fuori produzione, perché ovviamente ci sono i problemi con le emissioni, che palle, però quella macchina lì è qualcosa di clamoroso e spero di riuscire a provarla molto presto, così come spero di riuscire a provare la versione di punta di questa, ovvero la 1M3000 biturbo manuale, trazione dietro e ciaone. Dentro è molto bella, gli interni sono stile BMW, sempre le solite bocchette squadrate si trovano così, la plancia è molto semplice, molto, molto pulita, molto dritta, i materiali, al di là del profumo particolare che hanno, sono sempre fantastici. Qui è molto bello anche il volante con l'inserto in Alcantara e il segnetto per capire dove stai andando stile rally, è veramente una bella macchina. Dietro il posto non è così poco come si potrebbe pensare, in quattro non si viaggia per carità in limousine, però non si sta neanche così scomodi. La seduta è perfetta, è regolabile al millimetro, esternamente è bella cattiva, il design è filante, con il posteriore sedan tagliato giù di netto, con il lip che è stato aggiunto, è veramente bellissima e cattiva. Il frontale è aggressivo come le vecchie BMW, le tipiche E30, è bello cattivo. Il faro però ti riporta alle prime BMW degli anni 2000, si vede il passo in avanti nel design, con questo sguardo quasi felino, è veramente, a me piace un sacco, non so cosa dirvi, mi piace veramente tanto. Inoltre sono state fatte delle modifiche, il proprietario
possiede carrozzeria Zolin. Se avete bisogno di modifiche di qualsiasi genere estetiche per la vostra auto, affidatevi a lui. Vi lascio il link in descrizione, fa dei lavori pazzeschi. Come dicevo, sono state fatte modifiche, è stato aggiunto il diffusore dietro, ci sono le minigonne M Performance, i fari posteriori sono stati sostituiti, sono gli LC, è bellissimo, messa giù così è bellissimo. Davanti anche il paraurti è stato sostituito, aria presa maggiorata. Quando ne vedo una non posso fare a meno di pensare che poteva essere mia, poteva essere un modello davvero interessante per me, chissà. Chissà, magari in un futuro, questa benedetta serie 2 mi piace un sacco e mi sto divertendo tanto, davvero. Non pensavo, insomma, sì, ok, la macchina, il motore è quello, la potenza sotto c'è, quello è innegabile, però se vuoi correre BMW ti mette sempre in condizioni. Che roba, seconda 5 miglia, terza appena messa dentro 5 miglia, guarda, e giù ancora, madonna mia che macchina, è velocissima. Terzo baglia un po', non è preciso, però siamo anche a alte velocità, fantastica. Grazie per aver visto il video, se ti è piaciuto metti like e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao.